Siamo a sud dei Ponti Gemelli, nella foresta dell'illusione. Iniziamo subito col quinto mondo, Forest of Illusion 1. Ed ecco subito che si presenta un elemento caratteristico di questo livello, i Wiggler, il serpentino che, come qui vediamo, da giallo è diventato rosso se lo si colpisce. Sono molto 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 simpatici. Eccoli qui. E i Wiggler in italiano sono stati italianizzati con il nome di Torci Bruco. Ma Yoshi, come al solito, riesce anche a mangiarli e a deglutirli con estrema semplicità. Qui dovrebbe esserci un'app. Lo prendiamo. Aia, 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 che brutto scherzetto ci hanno giocato con Yoshi. Però, fortunatamente l'abbiamo ripreso. Ecco, qui la stella è importantissima, perché ci sono un'infinità di nemici e noi, dopo 7 nemici dall'ottavo in poi, prendiamo un'app. E i Wiggler invece ci regalano anche 2 app. Aia. Sì, i Wiggler ci fanno il dono di regalarci 2 app. Ne abbiamo già presi 20 di app. E sono capace di cavalcare il blocco alato? No. Vediamo se ce la faccio. Finalmente portiamo a termine subito il primo livello, Forest of Illusion 1. Benissimo, abbiamo il nostro Yoshi, quindi non ci manca veramente nulla, si può andare avanti. Abbiamo sicuramente un livello marino, sì. Vediamo un pochettino cosa si presenta. Innanzitutto questo simpatico blob che subito lo ingoiamo. Ah, ci sono gli urchin, che sono un po' fastidiosi perché sono lenti e noi dobbiamo aspettare il loro movimento per arginarli. E questo mi annoia un pochettino, stare ai loro tempi. Vediamo, andiamo di qua così ce la leviamo di torno. Aia! Abbiamo arginato anche questo. Mangiamo un pochettino che fa bene. Bisogna far mangiare il nostro caro Yoshi ogni tanto. E questi chip chip sono una manna da cielo per lui. Aspettiamo ancora questi urchin che si levano dal nostro tragitto. Di qua forse dovremmo fare prima. Aia, 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 aia. Però ce l'ho fatta. Subito ho cavalcato di nuovo su Yoshi. Scendiamo giù. C'è questo Rip Van Fish che dorme così bene e non ci tengo a svegliare. Oh, che disastro. Vediamo se lo troviamo il nostro caro Yoshi qui sotto. Eccolo qua. Non facciamo svegliare questi Rip Van Fish che poi danno fastidio. Aiaia. Ci pensa subito questo Charging Jack a darci fastidio, a svegliarli tutti. Ma non è stato comunque un gran bel problema. E me la sono vista grigia con Yoshi che mi è scappato 3 o 4 volte, ma l'abbiamo preso di nuovo con noi sotto la nostra tutela e ce lo portiamo in avanti, dai. Forest of Illusion 3? 3? Sì. Andiamo avanti. E questa foresta dell'illusione, perché viene chiamata così? Viene chiamata così proprio perché trovare l'uscita segreta, trovare l'uscita per uscirsene, non è semplice. Sembra sempre di riuscirci, ma mai ci si riesce veramente. Quindi ecco da dove viene illusione. Poi foresta, perché è una foresta, quindi molto semplice. Allora, innanzitutto ci sono questi Galumba. E poi ci sono anche i Bobomba, come questi. Guardate quanto sono simpatici. Bisogna stare un pochettino attento perché quando meno te li aspetti loro esplodono. Aia, guardate, l'ho appena detto. E addio Yoshi.
Eh sì, addio Yoshi. Vabbè, me ne farò una ragione, dai. Me ne farò una ragione. Intanto anche il terzo livello è andato, però di tutti questi livelli hanno quasi tutti un'uscita secondaria e anche abbastanza complicata, abbastanza, non impossibile da trovare. E nel prossimo video ne troveremo tante perché lo dividiamo in due video, appunto perché è abbastanza lunghetto come mondo. Niente, siamo tornati indietro sulla mappa, se avete notato. Appunto perché sembra che avevamo trovato l'uscita, invece non l'abbiamo trovata, si ritorna indietro. Innanzitutto però sto combinando un casino tra Big Bo e Bu qua, tra Bu e Big Bu. Non mi interessa, pure che divento piccolo, oltrepasso lo stesso da lì, perché non ho tempo di aspettare, non ho tempo né voglia. E andiamo avanti, sperando che non muoio facendo lo spavaldo. Questi iri che dondolano, sembrano quasi ubriachi perché portano un andamento strano. Intanto abbiamo recuperato almeno un fungo. Adesso prendiamo un altro power up, il fiore, così stiamo più tranquilli. Se prendiamo anche la piuma, stiamo molto molto tranquilli. Intanto ci sono tutti questi Bu Buddies Swarm, che sono veramente uno sciame, come dice proprio la parola Swarm. E sono un pochettino fastidiosi. Adesso saltelliamo velocemente. Guardate, sono riuscito un altro po' a riprendere tutte e due, prendere sia l'app che il power up. Ma qui io me la vedo grigia, sono sicuro che mi fanno secco. No, 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 devo prendere interruttore P. No, no, è uno sciame, torna indietro, torna indietro. Da qui si ritorna di nuovo indietro. Per andare avanti c'è bisogno, per forza, dell'interruttore P e di far scattare la porticina segreta. Ma ero in condizioni poco agevoli per farlo, quindi adesso ci muniamo di nuovo di power up. E vediamo cosa si riesce a fare, vediamo un pochettino. Ne prendo due, prendo anche la piuma, stiamo più tranquilli. Perché da piccolini tutto più difficile. Tante storie per andare a prendere un'app che onestamente non mi nemmeno serve. Eccola qui. La porta segreta, eccola qua. La porta segreta ci conduce all'esterno di questo reticolato di legno, chiamatelo come volete. E c'è una porticina. Prendiamo e usciamo. Onestamente ce ne sono due porticine. Nel prossimo video vedremo anche l'altra. Intanto andiamo avanti e stiamo andando bene. Qui abbiamo perso un po' di tempo per via di quell'app, ma pazienza, non è un problema. Abbiamo fatto la Forest Ghost House, adesso ci è stato riservato la Forest of Illusion 4. E intanto c'è questo Fishing Lakitu che è come un pescatore, ha un'app, se noi la prendiamo. Lui ci scaglia tanti di quegli spike che non vi sto a dire. No! Cosse! Piccolo incidente di percorso, ma non dobbiamo aver paura, andiamo avanti. C'è stato un piccolo problemino con la piuma. Intanto prendo quest'app e lui ci spara degli spike. Il nostro caro Lakitu. Però se lo becco lo faccio secco. Ci sono anche dei Lakitu in a pipe, Lakitu nel tubo, che pure loro ci buttano tanti di quegli spike che sono fastidiosi. Però tranquilli. Allora, qui dovrebbe esserci un tubo e lo prendiamo perché contiene un'uscita segreta. Sì, eccoli qui. Eccoli qui, la chiave e la serratura. Prendiamo l'uscita segreta, così arriviamo verso il Forest Fortress, la fortezza della foresta, perché si nascondono i Reznor. Nuovamente ce la dovremo vedere con i Reznor. Intanto abbiamo due blocchi alati che ci conducono verso non so dove, bisogna alternarsi perché se no
Becchiamo tanti nemici, tanti Koopa Paratroopa. Vediamo un pochettino su quale conviene scegliere alcune volte. Non lo so nemmeno io, onestamente, perché non gioco da tanto a questo gioco. O meglio, non gioco a questo livello da tanto. E non so esattamente quando interscambiarsi fra uno e l'altro. Mamma mia, che suicidio, che suicidio. Qui dovrebbe esserci un'app. La prendiamo. Saliamo con questo, poi scenderà. Vediamo questo che sale. Vediamo un po' se riesco a scavalcare. No, non riesco a scavalcare. Perché non bisogna scavalcare, se no si sarebbe potuto tranquillamente riuscire. Ci siamo quasi. La strada ci conduce verso la fortezza della foresta. E quindi i Reznor sono sempre più vicini. E qui ci sono i Golem che sono veramente scoccianti. Addirittura anche i Grindr. Mamma mia, quanta roba in questo livello. Il mio consiglio è di stare sempre avanti, stare sempre sulla parte avanzata dello schermo per arginare facilmente questi Golem che sono veramente una seccatura. Però questo è solo il mio consiglio, eh. Badate bene. Magari prendo una cantonata bestiale e adesso vengo schiacciato. Non lo so. Vediamo un pochettino. Per il momento, però, la mia strategia è stata veramente efficace. Questi lava bubble. Buttiamoci nella mischia qui, stando ben attenti. Funghettino e via di nuovo. Ehi, presa proprio in piena, ma la lava bubble. Adesso bisogna stare attento che tra la grinder e lava bubble ci fanno una bella festicciola. Ai 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 ai, non è semplicissimo qui. Il funghetto, se arriva, me lo prendo volentieri. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Sì. E qui ci dovrebbe essere la porticina rossa. Ci siamo, veramente ci siamo, eh. Eccoli qui i nostri simpatici Reznor. Ne abbiamo già fatti fuori due. Anche il terzo, attenzione però che andiamo. Oioioioioio, che ho combinato. Oioioioioio, che ho combinato. Però, forse ce la siamo cavata. Levo il forse. È andata bene, però abbiamo rischiato, ma quel che conta è che ce l'abbiamo fatta. Niente, nel prossimo video vedremo, ci scontreremo con Roy Koopa e riusciremo finalmente a uscire da questa foresta che sembra veramente, veramente complicata, ma non lo è. Alla prossima, un abbraccio da Neschio.